A fianco, sulla facciata c'era un poster con dei soldati, con una Madonna, un Gesù, non mi ricordo quale figura biblica fosse, con scritto «Мы русские, Бог с нами». «Мы русские», «Noi siamo russi» e «Бог с нами», «Dio è con noi». Quindi noi siamo di etnia russa, Dio è con noi. Ciao! Io mi chiamo Sydney, benvenuto sul mio canale e sulla mia rubrica Russaliana, appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto della mia vita quotidiana in Russia e ti porto un po' in giro con me nei posti che vado a visitare io stessa. Oggi in particolare ci troviamo nella città di Majaisk, fuori Mosca, regione di Mosca. È una città molto bella, molto pittoresca, direi. Il Cremlino, cioè la roccaforte della città, stranamente, a differenza di quello che ho visto in altri posti, non si trova al centro, cioè il centro moderno della città non è costruito intorno al Cremlino. Abbiamo raggiunto il Cremlino a piedi, attraversando i valli, che adesso non riesco a ricordare come si chiamano in italiano, ma sono quelle zone infossate. Abbiamo camminato all'interno di quello che una volta era il fossato che circondava questa roccaforte, questo cremlino. E di questo cremlino non è rimasto quasi niente. Mi sto portando in giro, se vedete dietro di me c'è questa. Ho dimenticato anche questi come si chiamano, porca miseria. Comunque, stanno facendo i lavori di ristrutturazione, mi pare di capire. Ok, il Cremlino è stato creato, è stato costruito, è stato realizzato nel XII secolo. Fino al XVI secolo le mura del Cremlino erano di legno, dal XVI secolo in poi erano bianche. In russo, quando un cremlino o una chiesa ha i muri bianchi, si chiama Bielokamennyj. E una volta anche il Cremlino di Mosca aveva le mura bianche ed era Bielokamennyj. Poi è diventato Krasny, rosso. Poi queste mura sono andate distrutte. E di questo Cremlino si conservano pezzi di mura e pezzi di torri, di cui una parte è incorporata all'interno di questa cattedrale che vedete alle mie spalle, che si chiama Novonikolskij. Mentre arrivavamo qui, attraversando, come dicevo, il fossato intorno al Cremlino, abbiamo visto un mare di abitazioni molto carine, piccole, case di campagna. E sempre riferendomi al video che ha fatto impazzire gli italiani, dove vivono i poveri a Mosca, è possibile che qui in queste piccole case vivano anche persone comuni, non necessariamente oligarchi, però bisognerebbe sempre andare a vedere qual è lo stato delle case all'interno. E comunque bisogna considerare che, essendo fuori Mosca, è possibile che la qualità della vita e dei servizi qui sia un po' inferiore. Io non lo posso sapere perché non ci vivo, ma lo posso immaginare perché ho viaggiato per la Russia e ho conosciuto altre persone in altre zone della Russia. Abbiamo appena trovato un distributore dell'acqua, c'è scritto Prirode Čistej vody, la natura dell'acqua pulita. Bisogna mettere una propria bottiglia all'interno, noi non ce l'avevamo, quindi ci viene in aiuto un biberon di mia figlia che ha finito di bere il succo. Proviamo. Che dici, se l'appoggio qui ci arriva l'acqua dentro? Dovrebbe. Proviamo. Chiudiamo. Poi costa 3 rubli, ma in euro quanti sono 3 rubli? Tre centesimi. Sì, 600 Tre rubli sono centesimi. 1 euro, sono 3 centesimi. Ragazzi, 3 centesimi, quanta acqua mi darà? Questi sono 3 rubli, guardate. 2 più 1
Non so nemmeno come ne ho trovati nel portafogli, perché ormai si fa tutto con le carte. Le carte non vengono accettate, uno. Quanti litri mi dà con 3 rubli? Mi dà un litro, ma... Ok. Era 3... si può aggiungere l'ozono nell'acqua. Perché non aggiungerebbe mai l'ozono nell'acqua? E che faccio, mo? Mi dà un litro d'acqua, ma quelle ci stanno 250 ml dentro la bottiglia della bambina. E che faccio, mo? Premo. It's gonna be mayhem, yeah. Let's do it. Che spreco. No. È buono qui? È buono qui? Avete visto il nostro video, nostro dico perché l'ho fatto insieme a Toshio, sull'Armenia, perché abbiamo fatto un viaggio in Armenia, questa cosa a me, a Toshio, fa molto piacere perché ci ricorda appunto l'Armenia. È un monumento che si chiama in armeno? Khachkar. Khachkar? Khachkar. Khachkar. Khachkar in armeno è un monumento con la croce. Ed è un monumento in onore delle vittime del genocidio armeno del 1915, eretto dalla diaspora armena della città di Majaisk in segno della secolare amicizia tra il popolo russo e il popolo armeno. Quella che vedete invece alle mie spalle è la chiesa dei Santissimi Anna e Giacchino, che sono dei santi a me molto cari perché io festeggio l'onomastico nel giorno di Sant'Anna e San Giacchino. Però questa chiesa non è antica, è stata costruita nel XIX secolo. Inizialmente la chiesa di Sant'Anna e Giacchino era questa alle mie spalle, della quale si è conservato soltanto un muro, questo con i mattoni grandi. La chiesa era stata costruita nel XIV secolo e aveva molte parti, tra cui il tetto, in legno, quindi dopo un incendio, insomma, è andata distrutta. Successivamente alla realizzazione della chiesa nel XVI secolo è sorto intorno alla chiesa un monastero. Dopo che la chiesa è andata distrutta, successivamente sono state aggiunti altri muri, e in questo momento questa chiesa bianca alle mie spalle si chiama Akhtyrskaya perché contiene l'icona della Madonna Akhtyrskaya, mentre al posto della chiesa di Sant'Anna e San Giacchino che c'era qui è sorta questa. Passati davanti ad un Dasugovoy Center. Dasugovoy? Cioè un centro Kulturno Dasugovoy. Sempre c'è un centro culturale e ricreativo statale. E come vi ho fatto vedere sul frontone c'era un poster, un banner con scritto Svaich ne brasajam, non abbandoniamo i nostri. E a fianco, sulla facciata, c'era un poster con dei soldati, con una Madonna, un Gesù, non mi ricordo quale figura biblica fosse, con scritto «My Ruskie, Bog s nami». «My Ruskie», noi siamo russi, e in particolare non «rassiskie», cioè cittadini della Federazione Russa, ma «ruskie», come etnia russa. Io spiego la differenza tra razzisti e ruschi in un altro video, ve lo posto qui.
e Bohnami, Dio è con noi. Quindi noi siamo di etnia russa, Dio è con noi. Questo per raccontarvi di una tendenza che negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più in questo paese, alla quale io ovviamente sono un po' allergica. Spero che l'abbiate capito. Se non l'avevate ancora capito, la propaganda! Sì, perché io sono allergica a tutti i tipi di nazionalismi fatti in questo modo, quando il patriottismo diventa nazionalismo e diventa discriminatorio e pericoloso. E credere che se tu sei di una determinata etnia Dio è con te è molto discriminatorio, perché significa che Dio non è con il resto del mondo ma è con te, cosa che purtroppo in molte religioni si crede, perché molti sono convinti di avere la religione giusta e che Dio sia soltanto con loro e non con gli altri. Da persona di fede intelligente, io credo che Dio sia con tutti quelli che lo cercano, e quindi se tu non sei fortunato ad essere nato di etnia russa, che poi non si capisce nemmeno bene che cosa significhi, Dio è comunque con te. Però vedendo questa cosa, scusate che poi faccio questi take, come dice mio marito, di 10 minuti alla volta, ma ci tengo molto a dirlo sta cosa perché non ho ancora finito l'elementare, e questa è una citazione di un altro video anche che abbiamo fatto, ma mi è venuta in mente vedendo questo poster una riflessione di Tolstoi, di Lev Tolstoi, da Guerra e Pace. C'è un momento in questo lunghissimo romanzo, che non so quando rileggerò perché secondo me ci vuole un anno per rileggerlo, in cui viene celebrata una messa in onore della Madonna di Kazan per chiedere alla Madonna di Kazan la vittoria sui francesi. E Tolstoi riflette proprio su come la religione venga usata per comodo proprio, perché come si può pregare Dio, la Madonna, che faccia vincere un esercito su un altro, come se la vittoria di un esercito e la distruzione di altre vite umane fosse una cosa che Dio può concepire, no? Che la divinità può concepire, cioè la divinità, dal punto di vista di Dio è una cretinata che un gruppo di esseri umani è superiore a un altro gruppo di esseri umani. Anche se poi mi diranno alcuni americani invasati, perché una volta sono stata su un gruppo di cattolici americani su Facebook, mi diranno che ma nella Bibbia ci sono un mare di guerre, veramente nella Bibbia vengono anche lapidate le donne, però nella Chiesa cattolica di oggi, per esempio, le donne non si lapidano più, fortunatamente c'è stato qualche progresso. Quindi sì, Tolstoi docet, Tolstoi ci aveva già pensato che questo suprematismo russo, visto anche in chiave escatologica, io non penso che sia una novità che quando la gente fa le guerre e si prende i gruppi nazionali dice che Dio è con loro, capì? Dio, no, ma c'è, Dio c'è, ha deciso che c'è i suoi bulli. C'era un gruppo di ragazzi con un uniforme molto di stile che hanno reso questo slogan più famoso. Comunque, vabbè, piccolo commento che dice non ci fa vedere la vita fuori bosca, non ci fa vedere la realtà, la verità, la verità. La verità mi fa male, lo so. Siamo andati a mangiare in un posto che si chiama Barigalust, che in armeno significa benvenuti. Quindi ho scoperto che bar in armeno significa buono, perché barevzes è buongiorno. L'ho imparato quando siamo andati in Armenia. Controllo il video qui. Comunque io non l'avevo capito subito che era un posto armeno, ho ordinato un hamburger, che io adoro gli hamburger. E poi saremmo voluti andare a vedere un altro monastero e il fiume che attraversa questa città, ma era troppo lontano dal posto in cui ci trovavamo. Non avremmo fatto in tempo a tornare per prendere il treno, abbiamo il biglietto già comprato, quindi niente. Siamo tornati piano piano attraverso le strade dove vive la gente
comune, dove ci sono più che casine come quelle che avete visto prima, palazzi, per lo più quelli che voi nei commenti a un altro video chiamate case popolari, anche se qui non si tratta di quartieri popolari con case popolari, ma si tratta del grosso delle abitazioni della città, in realtà di ogni città. Adesso faremo un giro per il mercato, se non hanno ancora chiuso tutti, e poi piano piano torneremo a casa. Ho appena visto una farmacia che si chiama Farmacia Sovietica. Infatti scherzavamo che magari ci stanno i medicinali scaduti. Una cosa interessante c'era scritta fuori, che i prezzi dei medicinali sono regolati dallo Stato, che vabbè ci sta, però allora perché sovietica? Mica siamo in Unione Sovietica. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche per non perderti le mie prossime avventure in giro per la Russia. In realtà ultimamente sono in giro per Mosca, e fuori Mosca, vabbè, in giro per la Russia e non solo. Ciao!